Sono Patrizio Bianchi, sono un professore di economia dell'Università di Ferrara, dove ho fatto per tanti anni il rettore. Sono oggi il titolare della cattedra UNESCO in Educazione, Crescita ed Eguaglianza e di recente ho coordinato il comitato di esperti al Ministero dell'Istruzione sulla riapertura delle scuole. Il punto principale per il rilancio della scuola oggi in Italia è proprio quello che è successo, cioè il ripristinare l'idea che la scuola è il perno dello sviluppo. Non è soltanto un problema dello sviluppo del singolo ragazzo, che già di per sé sarebbe importantissimo, ma lo sviluppo del paese. Siamo in un'epoca in cui c'è un salto tecnologico, c'è stato un salto di apertura a livello mondiale. La scuola diventa il punto fondamentale per avere le competenze, le capacità per poter essere anche buoni cittadini. Quindi questo è il punto fondamentale, ripristinare la centralità della scuola oggi nella vita del paese. Ma dunque, noi generalmente in Italia abbiamo investito poco in scuola, abbiamo investito meno che in tutti gli altri paesi, ma particolarmente abbiamo tagliato nel momento in cui tutti facevano il salto, cioè dopo la crisi del 2009-2012. Nel momento in cui noi affrontavamo la prima grande crisi della globalizzazione, l'Italia taglia perché era il periodo dello spread, una parola che è passata di moda. Ma in quel momento lì c'era anche il grande salto tecnologico della prima digitalizzazione. Noi oggi siamo nella stessa situazione, crisi internazionale e dall'altra parte salto tecnologico. In questo momento bisogna investire in maniera massiccia sulla scuola e massiccia a tutti i livelli. Il punto per avere una dimensione è che tutti i paesi sono andati al di sopra del 10-11% della spesa pubblica, noi siamo rimasti dal 7-8%, quindi non si tratta di fare un qualche progettino. In particolare voglio ricordare che c'è una differenza ormai insostenibile fra il nord e il sud Italia, dove abbiamo un tasso di dispersione scolastica che è più di 2 volte, 2 volte e mezzo quello europeo, dove c'è una nuova povertà educativa che è il nuovo vincolo allo sviluppo non del sud ma di tutto il paese e dove oggettivamente c'è anche un drenaggio per cui i ragazzi migliori tendono ad andarsene. C'è un problema paese ed è il problema paese e il problema della sua capacità educativa. Dopo tanti anni saranno a disposizione delle risorse, per i quali bisogna fare dei singoli progetti, ma soprattutto un piano. Le risorse non piovono dal cielo e quando le risorse piovono dal cielo finiscono tutte per terra. Bisogna, prima che arrivino le risorse, fare una visione di piano, mettere in fila quelle questioni che diventano fondamentali e prima fra tutte quella che lei segnalava prima, cioè quella della formazione professionale come un percorso cruciale per andare a generare quel corpo intermedio di competenze che abbiamo perso. Noi oggi abbiamo una situazione che tende a divaricare, o quelle che chiamiamo le eccellenze, o quello che è, d'altra parte, il basso livello. Purtroppo ci ha insegnato una cosa il Covid, che in un posto ci vogliono anche le grandi eccellenze mediche, ma se lei non ha il presidio quotidiano su tutto il territorio nazionale non si difende dal contagio. Il contagio dell'ignoranza poi di fatto diventa un rischio anche per la democrazia.